giorno di pioggia, bambino, lo sai, il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Tuo viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché. La vita che scorre pian piano, lontana da me. Quel giorno di pioggia tu forse ricordi qual è. Quel giorno di pioggia tu forse ricorderai che. Quel giorno di pioggia la stanza era densa, la tua espressione era di circostanza. Le mani mai ferme portate alla bocca, quegli occhi tuoi gonfi guardavano me. Io risi, poi piansi, fai un po' come vuoi. La pioggia batteva sul viso tra noi, batteva sul nostro dolore, più vivo che mai. Quel giorno di pioggia tu forse lo ricorderai. Quel giorno di pioggia tu forse non lo scorderai. Quel giorno di pioggia non pioverà più, col tempo si cambia e cambierai tu. Si cambia con forza o forse non so, si cambia per forza ma non scorderò. Quel giorno di pioggia lo schianto nel cielo, che spense in un lampo il grande Torino. Quel lampo che porta il ricordo per chi non c'è più. Quel giorno di pioggia io spero non torni mai più. Quel giorno di pioggia io credo non tornerà più. Baci galupo, ballerina, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic. Gabetto, Mazzola, Ossola e tutti i cuori granata che non battono più. Era il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando il G212 andrò a schiantarsi contro il terrapieno posteriore di Superga. A bordo c'era il grande Torino. Tornavano da una partita in Portogallo. 31 passeggeri persero la vita. A 70 anni da quell'immane tragedia che ha scosso tutti, non solo il mondo del calcio, l'Aeroclub ha deciso di dedicare un monumento alla squadra del Torino Football Club e alle vittime della tragedia di Superga. Invincibili sul campo e indimenticabili nella vita. Alla cerimonia era presente il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, le autorità, una delegazione di dirigenti, tra questi il direttore Comi, tesserati del Torino Football Club, i figli di alcuni calciatori che persero la vita quel 4 maggio 1949. A benedire il monumento progettato da Isabella Bioletti e Dino Favaro, il cappellano della squadra, Don Riccardo Robella, e il cappellano pilota dell'Aeroclub Torino. 70 anni fa l'aereo degli invincibili avrebbe dovuto atterrare in questo aeroporto. Esatto. Invece molta gente pensa che doveva atterrare a Caselle, ma Caselle è stato inaugurato nel 53, quindi 5 anni dopo, e non nel 49 quando cadde l'evento. Quindi l'aereo era partito da Lisbona, aveva fatto scalo a Barcellona
e poi doveva atterrare qui, e le condizioni meteorologiche tutti sanno com'è la storia e non mi sto a ripetere. Noi abbiamo pensato di ricordare questa cosa perché sono passati 70 anni, è una data abbastanza significativa. Io ho avuto l'idea di questo contributo e mi sono rivolto agli amici dell'Associazione Arma Aeronautica, i quali hanno contribuito sia nella costruzione del manufatto, sia nel basamento, basamento in pietra, e sia nelle opere, realizzazione dell'opera, eccetera, eccetera. La progettazione è avvenuta a cura dell'architetto Isabella Bioletti e la costruzione manuale l'ha fatta il geometra Tino Favaro. La maratona tutta in coro. Sono Franco Osso, mio padre era l'ala sinistra del Grande Torino, visse tutta l'epopea del Grande Torino perché, e questo ci tengo a dirlo, fu il primo ad arrivare alla corte di Ferruccio Novo che era il presidente. Arrivò giovanissimo, aveva 18 anni e visse tutta l'epopea del Grande Torino fino alla tragedia di Superga. E tutt'oggi è uno dei grandi goleador della storia del Torino. Proprio di recente, in questi giorni, Andrea Belotti, arrivando a 61 reti, ha superato nella classifica dei marcatori granata di tutti i tempi proprio mio padre, che si era fermato a 60. Il Grande Torino è stato un esempio non solo di capacità calcistica, vinse, ricordo, 5 scudetti, ma ne avrebbe vinti molti di più. Perché quando incomincia a vincere nel 43 arriva la guerra, il campionato si sospende, perdono 2 campionati, quindi erano già nel pieno della loro vigoria, della loro forza, della loro supremazia, ne avrebbero vinti 7 di sicuro, e se non ci fosse stata Superga magari anche 8 o 9. Quindi questo decantare gli 8 titoli consecutivi della Juventus, mi sa che se il destino fosse stato diverso racconteremo delle altre storie. Mia madre era all'inizio della gravidanza, i ricordi sono tutti ricordi di racconti e di rimbalzi. È stata una tragedia che ha sconvolto tutte le nostre vite, perché mio padre, con Guglielmo Gabetto, che era un suo grandissimo amico, aveva appena aperto un bar, si chiamava Bar Vittoria, nel centro di Torino, all'angolo di via Roma, e quindi erano impegnati in questa cosa anche nella proiezione del futuro, perché al calcio non si può giocare in eterno. E mia madre mi racconta che era a casa, appunto perché era all'inizio della gravidanza e stava piuttosto male. Si sa che le donne all'inizio hanno tutte queste sensazioni strane, e non era venuta qui, era rimasta a casa, ma telefonò per sapere se l'aereo stava arrivando, se l'aereo stava atterrando, a che punto erano le cose, e telefonò al bar, e al bar chi rispose era il barman, disse: ma signora, rimanga pure a casa. Ma sentiva che c'era nella sua voce qualcosa di arcano e di tremendo, e dopodiché nel pianerottolo di casa si è trovata tutta la casa lì che cercava di farle capire che era successa questa terribile tragedia. Al bar viceversa, alla cassa, c'era la signora Gabetto, la moglie di Guglielmo, che ricevette in modo brutale proprio, chiedendo informazioni, una informazione in cui le dicevano: ma come? Non lo sa, sono morti tutti. Mio papà era uno che avrebbe fatto qualsiasi sacrificio per il football corretto, perché poi dopo è successo il passaggio al Torino, e quindi era una cosa importantissima per la città, per lui, per i dirigenti, eccetera, e poi per il gol che ha fatto, perché lui si fermava magari un attimo, gli faceva il gol e poi dava una mano a tutta la squadra, all'allenatore, al direttore sportivo, eccetera, perché era di carattere battagliero. E quindi, e poi avevano preso il bar con Ursula, erano tutti e due amici, ma alla grande,
e poi sono venuti, sono fatti fuori tutti e due. Gli invisibili rimangono sempre al massimo, non c'è via che tenga. Guardi anche un po' tutte le persone che sono qua, i ragazzi giovani, quelli meno giovani, tutto, che perché il Torino, Toro è una squadra che lega, cioè, non ho mai dimenticato i suoi campioni. Rigamonti. Sono sicuramente momenti carichi di commozione, più ancora che di emozione. E veramente la consapevolezza nel passaggio di tanto tempo, 70 anni sono veramente tanti, del come una generazione comincia a passare all'altra questa storia, questa leggenda, questo momento. Abbiamo ancora la fortuna di avere alcuni dei parenti, di quelle persone che in realtà hanno pianto, ma poi ad esempio a me questa storia è arrivata raccontata da mio papà, quindi tanto mi racconta com'era, e quindi già io faccio parte di una seconda generazione, e questo la dice lunga, ci racconta e ci dice che quella squadra veramente diventa immortale per questo, veramente diventa un qualcosa che va oltre il tempo vissuto. È ricordato dall'Italia, è ricordato come momento nel quale un'Italia sconfitta, De Gasperi che va a parlare all'ONU nella freddezza generale, che deve dire vi ringrazio perché mi avete accolto, un'Italia sconfitta, cerca di risollevarsi, e si risolleva non a partire dai grandi, ma quasi dal basso. Non dimentichiamo che Ferruccio Novo è un imprenditore tessile, non è un super ricco, ed è quindi quella parte di Italia, quella parte dell'Italia della borghesia italiana, quella parte sana e produttiva che in realtà invece cerca di farcela, e ce la fa veramente, e questo diventa veramente un qualcosa di amato, perché ogni italiano si poteva riconoscere in quel modello. Tenuti per la mano, vincere sempre vincere con ardore, per il Torino, per il suo grande cuore, è un'emozione che sempre mi attanaglia, sono del Toro e un grido mi accompagna. Forza ragazzi, vinciamo con onore, essere granata vuol dire fede e amore.